You ass! Come here, ass! Fuck! Sono cresciuto in Italia con dei genitori albanesi. Non so se qualcuno di voi ha delle esperienze con i genitori balcanici. Non so se lo sapete. Qualcuno ha alzato la mano lì, ha alzato... Di dove? Albania, Gzuar, sì, Enimir. Un applauso ai connazionali, ragazzi, che sono qui questa sera. Forse per accoltellarmi, chi lo sa. No, sono cresciuto con genitori balcanici, non so se lo sapete, ma per i genitori balcanici è assolutamente illegale voler bene ai propri figli. Cioè, se tu dici ti voglio bene a tuo figlio, ti danno dai 6 agli 8 mesi di reclusione. L'unico gesto d'amore che un genitore balcanico fa nella tua vita è non abortirti. Da quel momento in avanti sei da solo. E poi comunque anche quando non ti abortisce, dove ti fa nascere? In Albania. Negli anni 90. Dopo il collasso del regime comunista. Voi avete idea di quanto fossero presi male gli ospedali in Albania negli anni 90? Erano presi come Morgan oggi. Ogni volta che ne vedevi uno avevi lo stesso pensiero che hai quando vedi Morgan in televisione, che è: ma chissà quando crolla. Cioè, nascere in Albania negli anni 90 era uno sport estremo sponsorizzato dalla Red Bull. Era un periodo della storia in cui calci, pugni, sigarette, alcol non erano controindicazioni alla gravidanza. Erano prove che il feto doveva superare per nascere. Immaginatevi, capito, i feti, io 9 mesi dentro... Avete presente le foto dei feti, no? Come sono le ecografie, che sono tutti con gli occhi chiusi, così, con la gobba, le rughe, sembrano Giulio Andreotti. E hanno tutti gli occhi chiusi, sapete perché? Perché hanno tutti una preghiera, che è la stessa preghiera che è: ti prego Dio, quando nasco fa che io sia bianco, maschio, eterosessuale. Così il 90% dei miei problemi sono risolti, capito? Io spendo 9 mesi dentro l'utero di mia madre, esco pieno di liquido vaginale e sangue, perché comunque sono un maschio alfa, spacco vagine dal giorno 1. Esco, la prima cosa che faccio è mi guardo la mano e dico: sì, bianco, sì, maschio, anche se poteva andare un po' meglio. Etero. Eterosessuale. Ci vediamo tra 18 anni, sapore preferito. E sono contento, sono contentissimo perché penso di avercela fatta. Ho detto: sì, sono privilegiato. Poi sento il dottore che parla. No, è albanese, cazzo. Sono bianco, maschio, etero, ma povero. Questa cosa cancella il privilegio, è tipo l'asso a briscola. Cioè, è finita. Sono cresciuto, capito, in Italia con dei genitori immigrati che hanno sempre la volontà di fare dei discorsetti ai propri figli. Per esempio, un giorno mio padre arriva da me e mi dice: Giuliano, ormai sei diventato uomo? Papà, io veramente avrei 6 anni. Starei ancora cercando di riprendermi dal trauma di aver visto Bambi e Re Leone nella stessa settimana, perché parliamoci chiaro, la Disney non produceva cartoni animati, produceva traumi per l'infanzia. Cioè, io quando penso ai traumi della mia infanzia, cioè penso ancora, capito, a Mufasa tradito da Scar, lunga vita. Cioè, per me Mufasa tradito da Scar qua, 11 settembre qua. Giuliano, ormai sei diventato uomo, e in nostra cultura, cultura albanese, quando si diventa uomini bisogna fare il rito di passaggio, il sunet in albanese, la circoncisione in italiano, perché sai, noi siamo musulmani pure. Non era abbastanza essere povero e immigrato, pure musulmano, papà, quanto vuoi rendermi difficile la vita?